Donunzio Galantino, ritorno a Cerignola per festeggiare i 10 anni della cooperativa Un Sorriso per Tutti insieme a Giovanni, questo dialogo, le parole del cambiamento. Come è nato questo connubio? Tra me e lui è nato, io quasi per caso, nel senso che io avevo letto sul settimanale la lettura del Corriere della Sera di questa bella iniziativa che lui stava facendo proprio alla ricerca delle parole del cambiamento in dialogo con i giovani, e proprio per questo motivo io gli scrissi che volevo capire di più in che cosa consistesse questo lavoro. Lui invece di rispondermi venne a trovarmi, di lì io poi ho condiviso questo lavoro e ho accompagnato un po' questo progetto molto molto bello, nel quale lui lo spiegherà dopo, no? Nel quale lui ha incontrato tantissimi giovani, 25 università italiane, dove ha stimolato i giovani a pensarsi come protagonisti, di un cambiamento, e quindi a scegliere le parole che possono servire per questo. Che effetto è essere qui per questa ricorrenza? Non è che non venga proprio, vengo di rado, ma vengo e vengo sempre volentieri, perché alla fine le radici sono qui e le radici nutrono nonostante non si vedano. Sento, un'ultima domanda, non so, io so che la Santa Sede in questi mesi, nel quadro della guerra in Ucraina, ha portato anche una missione con il presidente della CEI, Zuppi. Le volevo chiedere, insomma, se la Santa Sede sta continuando su questa linea. Assolutamente, perché il lavoro della Santa Sede non è legato necessariamente, esclusivamente alla visibilità. L'obiettivo, a parte un po' l'obiettivo generale, che non si finisce secondario, della pace, l'obiettivo fondamentale della Santa Sede è di portare i bambini ucraini che sono stati praticamente deportati, nel caso di dire deportati in Russia, soprattutto questo, ricondurre e mettere insieme le famiglie, riportare i bambini nel loro habitat, nel loro contesto. Si può pensare a uno spiraglio di pace? Dobbiamo pensarlo, se mi dici dove, come, quando, veramente è faticoso perché si spendono tante parole per gli armamenti, per la guerra, ma sento spendere pochissime parole proprio per la pace.